siamo a Cerro a Volturno, quindi un piccolo posto del Molise ma molto importante, da cui Vincenzo Rossi non si è mai voluto staccare. Quanto sono importanti secondo lei i piccoli posti? Tavenna per quanto magari la riguarda, Casa Calenda per il professor d'Episcopo, Cerro per Vincenzo Rossi, insomma queste radici salde anche in posti piccoli che però vogliono dire tanto da un punto di vista di valori e di cose poi da comunicare scrivendo. Dunque, io sono convinto che uno scrittore che viene da un piccolo ambiente, da un ambiente diciamo agreste, agricolo, ha maggiori possibilità di capire il prossimo e di capire il mondo, perché in fondo il piccolo ambiente in se stesso è come dire il microcosmo di un ambiente molto più vasto. Quindi avere a che fare con i contadini, con gli artigiani, con le persone semplici è un grande vantaggio, perché chi sta nella città e vive, diciamo, anche in un ambiente vasto, ampio, non ha quella mentalità che può avere una persona che viene da un piccolo ambiente. Però c'è il negativo, quindi c'è il negativo nel senso che chi rimane nel piccolo ambiente poi difficilmente riesce a realizzarsi, come dicevo prima, in senso oggettivo, cioè nella società, in senso assoluto come scrittore. Lui lo ha fatto perché era intelligentissimo, era un lettore, io non so quanti libri lui abbia letto nella sua vita, e memorizzava, aveva una memoria eccezionale. E quindi lo svantaggio è stato che a livello, diciamo, commerciale, i suoi libri purtroppo non sono stati venduti, quindi sono stati distribuiti soprattutto in quella fascia alta di persone acculturate, diciamo. Per quanto riguarda la vendita, no, diciamo, siamo quasi a zero. Lui non ha mai portato i suoi libri in una libreria, e naturalmente se lui fosse vissuto in città, avendo maggiori possibilità e contatti, diciamo, con il mondo dell'editoria e anche con il mondo della cultura ufficializzata, sicuramente avrebbe avuto maggiore fortuna. Però bisogna riconoscere che lui ha fatto una scelta esistenziale, quindi voler rimanere nel suo ambiente accanto alla sua gente gli ha fatto onore. E lo ha fatto crescere, lo ha fatto apprezzare non soltanto in Italia ma anche all'estero. In America addirittura ci sono, sappiamo che ci sono tanti italiani e studiosi anche di Vincenzo Rossi, e si sono meravigliati del fatto che Vincenzo Rossi, così acclarato negli Stati Uniti, così conosciuto, è stato anche tradotto negli Stati Uniti, e poi sia stato un po' trascurato nel suo ambiente, quindi nel Molise e in Italia. Ripeto, a livello di critica lui ha avuto un successo enorme, a livello di critica, a livello di pubblico di meno, perché ecco, l'ambiente non gli ha offerto, diciamo, quei supporti per poter emergere in maniera come tipo, che so, Alvaro ed altri. Quindi scrittori che, pur essendo stati a loro volta nei piccoli paesi, nell'età giovanile, nell'infanzia e via di seguito, però poi si sono realizzati in città. Perché? Perché avevano molto, molto di più a disposizione che non può avere uno scrittore di un piccolo ambiente. Siamo con Vincenzo Iannarelli, sindaco di Cerro a Volturno, dunque oggi, lo ricordiamo, 17 maggio 2014, Cerro rende omaggio con intitolazione di una piazza a un illustre concittadino che proprio da qui ha parlato al mondo intero, ha scritto dunque tanto, avendo successo in tutto il mondo, ma restando fedelmente ancorato proprio a questo luogo. Sì, chiaramente era stato mio intendimento, dalla morte del professor Vincenzo Rossi, dedicargli una via e una piazza. Insieme alla Commissione Comunale per la Toponomastica abbiamo deciso di intitolare al compianto professor Rossi questo spazio davanti alla Casa Comunale, anche perché leggendo gli annali del Comune risulta che nel 1965 il professor Rossi, come assessore comunale, si è recato direttamente a Roma dal Ministro dei Lavori Pubblici Mancini, all'epoca era Mancini il Ministro, chiedendo un finanziamento per la Casa Comunale, e fu lui ad ottenere questo finanziamento, quindi collegando lo spazio che era nostro
omonimo. La casa comunale che si è realizzata grazie all'interessamento del professor Rossi, abbiamo giustamente insieme alla Commissione per la toponomastica, alla Giunta, abbiamo voluto dedicare questo spazio al compianto del professor Rossi, che ha portato nel mondo intero il nome di Cerro Volturno. Ecco, Cerro Volturno è un paese sicuramente di una bellezza straordinaria, ma in qualche modo come secondo lei il professor Rossi è riuscito a restituire anche il luogo, oltre che la gente, oltre che i valori, oltre che quello che poi era l'ambiente circostante in cui viveva? Sì. Il professor Rossi ha scritto nei suoi libri, nei suoi testi, ha scritto la verità, ha scritto quello che era la civiltà contadina, quello che era il mondo rurale, e questi suoi testi, questi suoi volumi, queste sue opere sono state tanto apprezzate nel mondo, da illustri professori universitari, da scrittori, da critici, e io ho avuto il piacere durante la mia vita da amministratore, prima da consigliere provinciale e poi da sindaco, di passare ripetutamente alla casa del professor Rossi e mandare ripetutamente i miei auguri di buona Pasqua e buon Natale. Lui in ogni occasione mi ha fatto omaggio di una sua, di un suo libro, di una sua opera. E devo dire che il professor Rossi, con la sua eleganza, con la sua cultura, era simpatico a tutti, era alla mano di tutti, diciamo tra virgolette alla paesana, se la rifaceva col contadino e col professionista, se la rifaceva con tutti quanti. Quindi secondo me il professor Rossi ha portato veramente nel mondo il nome di Cerro, l'ha portato nel mondo universitario, l'ha portato nel mondo della cultura, l'ha portato nelle associazioni culturali. Cerro Volturno ormai lo conoscono tutti grazie al professor Rossi. Pensa che ci sarà anche una naturale prosecuzione, che so, con un'opera, una sezione bibliotecaria dedicata proprio ai volumi del professor Rossi, un recupero anche delle sue opere, e così diciamo da parte pubblica la possibilità di fruirli per il visitatore che viene a Cerro? Questa è una mia idea, io no, fino adesso non l'ho ancora pubblicizzata, ma è giusto dare uno spazio culturale, riservare al professor Rossi lo spazio culturale. Oggi come oggi non ci sono i mezzi per riaprire la biblioteca comunale, però uno spazio pubblico, un locale pubblico da adibire ad una eventuale biblioteca o raccolta di testi del professor Rossi, io sono sempre disponibile. Secondo me anche la prossima amministrazione, che sicuramente sarà una continuità della mia azione amministrativa, sicuramente darà spazio a questa richiesta, tra virgolette, che è un bisogno comune, un bisogno di tutti quanti, per dare al professor Rossi una giusta visibilità, uno giusto spazio e, perché no, anche un ricordo per la storia. Presidente Niro, un'occasione per ricordare un illustre figlio del Molise che tanto ha scritto e lasciato e tanto ha dato anche appunto contezza dei valori del Molise fuori da questi confini, Vincenzo Rossi. Beh, Vincenzo è stato veramente un grande artista. Bisogna riconoscere che partire da questo territorio, soprattutto andare via per essere chiamato alle armi e vivere la Seconda Guerra Mondiale, poi ritornare addirittura a diventare preside in questa di scuola, in questo territorio, lui ha fatto un percorso molto molto interessante, che deve essere guardato con molta attenzione. Le opere che lui ha lasciato hanno avuto il riconoscimento nazionale da parte di addirittura del premio Quasimodo ed altri importanti premi che ha collezionato, quindi è una personalità di questo territorio e i cerresi devono essere fieri di aver avuto una personalità che ha segnato un pezzo di storia di questo bellissimo Alto Molise. Guardi, in questa posizione, guardare il castello, guardare le bellezze, la natura, che dovrebbero a mio avviso essere esportate un po' fuori dai nostri confini regionali, non mandiamo fuori soltanto quella demagogia per fare un po' di populismo che non serve a nulla, cerchiamo invece di portare fuori queste bellezze che sono il patrimonio, io dico, veramente non soltanto del Molise ma dell'umanità intera, e facciamo conoscere questa storia che abbiamo da poter dare a tante regioni limitrofi, io dico nazione addirittura, ma anche a livello mondiale abbiamo delle cose che devono essere guardate, devono essere scoperte, abbiamo un ambiente incontaminato, ne possiamo essere fieri, e soprattutto il merito alle amministrazioni che con molto sacrificio portano avanti, veramente con sacrificio, con lo spirito anche della sofferenza in alcuni momenti, per guardare con attenzione alle comunità amministrate, portano avanti
la gestione così difficile in questo momento particolare di crisi economica a livello generale. Allora, ecco, Vincenzo Rossi oggi segna, a pochi mesi dalla sua scomparsa, un personaggio, e ripeto, dove i cerresi devono essere fieri di aver avuto una personalità di quello spessore. Il nostro viaggio in Molise da Cerro al Volturno finisce qui per il ricordo del professor Vincenzo Rossi. Lo ricordiamo, un artista, uno scrittore, un poeta, un saggista, ma soprattutto anche un uomo di profonda cultura, di profondi valori, che è stato ricordato con l'intitolazione di una piazza il 17 maggio 2014. Per il momento è tutto, continuate a seguirci sul canale 11 Molise, 96 in Abruzzo, 749 a Roma, in tutto il Lazio e ovviamente su telemolise.com.